Patrick Chan è il campione del mondo con 290,98, ha superato e sorpassato tutti i record che erano stati qui stabiliti nello short, nel free, nell'overall, ed è davvero un grande. Lui merita questa vittoria perché ha costruito questo sogno ed è diventato realtà. Takahiko Kozuka, felici, siamo felici che ci sia un giapponese, ma siamo felici che ci sia lui, perché ha dimostrato veramente un grande carattere, una grande forza. Ha dovuto guadagnarsi questa qualificazione passando dal preliminary round, nonostante lui fosse il campione nazionale 2011, ed eccolo lì. Bellissimo il suo piano concerto che ha presentato nel free, un free perfetto, 258,41 per lui. E poi Arthur Gangischi è un ragazzo giovane, 17 anni, l'aveva detto Alexei Mishin, lo vedrete, pian piano si riprenderà, non era stato molto bene, aveva avuto in pari un'influenza prima dei Grand Prix, era un po' debilitato, poi si è ripreso ed eccolo qui con 241,86, quarto nello short program, terzo nel free skating, e sale sul podio all'esordio del suo mondiale, all'esordio a casa. Quindi davvero valore. Michael Brezina, ancora quarto, 233,61 per lui. Beh, un bellissimo piazzamento anche per Brezina, una bella rimonta. Strepitoso, veramente. Quanto dispiace dai Daisuke Takahashi quinto? Peccato, quanto guarda, dispiace dai Daisuke Takahashi veramente quinto. Mi piange il cuore, perché è stato davvero tanto sfortunato con quell'apertura, con quel pattino. Mi piace davvero, davvero tanto il cuore. Oda pure ha commesso un errore strategico proprio, si è perso 10 punti con una ripetizione di un triplo tolu, perché non è stato perché guarda, se aggiungi 10 punti a Oda, comunque era sul podio Oda. Sì. Cioè senza questa... questo peccato veniale del tolup ripetuto, sarebbe stato podio anche quello di Oda. E poi sicuramente dobbiamo anche andare a valutare il risultato degli italiani. Usiamo il contesto 18esimo, è un Paolo Bacchini che ha dato una grande dimostrazione oggi, salendo comunque al 21esimo posto. Certo, è stata una buona prova quella di Bacchini, sicuramente contesti ancora un po' al di sotto delle sue possibilità, anche lui un errore di strategia nel programma, una ripetizione di una combinazione di troppo, e anche lui si è perso un elemento completamente, ciò vuol dire 6-7 punti lasciati lì, lasciati giù. Volevo andare a vedere se ci danno la scheda di Amodio. Sì, eccola, te la do subito. A prenderla. Eccola qua. Eccola qua, vediamo un po' che cosa è successo nel suo programma. Ah, il bello non che hanno messo, non ci appare la detrazione, no, non è c'è. Fantastico. Zero. Niente detrazione per le parole. E che cosa vuol dire? Che possiamo tutti fare la musica cantata, probabilmente, non lo so. Almeno su questa scheda forse noi non, perché ce l'abbiamo così. Sai, forse questa scheda non è solo ci per le cose fa vedere tutte le detrazioni, potrebbe essere. Magari queste sono solo le detrazioni delle cadute che abbiamo indicate qui. Dovremmo aspettare di vedere il PDF per capire se sono state, se c'è stata la music deduction o no. C'è un 8 di interpretazione, tutti gli altri components intorno al 7, dal 7,71 degli skating skills al 7,89 della performance. Per quanto riguarda gli elementi tecnici sono entrati tutti e quindi va bene così.